Пошли, смотри, Майко, дорога, со своих стран на ове земле. Донес, смотри, адес мое, и он има свое желе. Погледай нас, утеши нас, свое руке стави на нас, своме сино препорочи, Майко мира моли за нас. Погледай нас, утеши нас, своє руке стави на нас, своме сино препорочи, Майко мира моли за нас. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Cari fratelli e sorelle, ci siamo radunati per celebrare Eucaristia. Ci siamo radunati per un incontro gioioso con il nostro amico che ci dice: voi siete i miei amici. Questo è Gesù, il vero amico, che desidera il vero bene per noi, cioè ci invita alla conversione. Questo è l'amico, alla crescita. E questo è il momento per la conversione, cioè la decisione di cercare le tracce di Gesù e incamminarsi verso le sue tracce. Questo è la conversione. Gesù, desidero ritornarti, desidero avvicinarmi a te, mi sono un po' allontanato da te. Di nuovo col cuore desidero celebrare l'Eucaristia. Ecco, cari fratelli e sorelle, questo è il momento per la decisione personale, per ritornare a Gesù. Col pentimento sincero apriamoci a Dio, Padre misericordioso, confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa. Mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Excelsis Deo.
e pace intera agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente. Gospodine Boże, Kralju Nebeski, Boże, Ocze swem mogući, Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gospodine, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Koji oduzimaš grijehe svijeta, primi našu molitvu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen. Sa svetim duhom uslavi Boga Otca. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Pomolimo se. Preghiamo. Bože, Dio, che mostri agli erranti la luce della tua verità, perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo nei secoli dei secoli. Čitanje knjige ponovljenog zakona. Dal libro del Deuteronomio, Mosè parlò al popolo dicendo: obbedirai alla voce del Signore, tuo Dio, osservando i Suoi comandi e i Suoi decreti, scritti in questo libro della legge, e ti convertirai al Signore, tuo Dio, con tutto il cuore e con tutta l'anima. Questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto per te, né troppo lontano da te. Non è nel cielo perché tu dica: chi salirà per noi in cielo per prendercelo e farcelo udire, affinché possiamo eseguirlo. Non è di là del mare perché tu dica: chi attraverserà per noi il mare per prendercelo e farcelo udire, affinché possiamo eseguirlo. Anzi, questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica. Parola di Dio. Tražite ubogi Gospodina i oživjet će vam srce. Tražite ubogi Gospodina i oživjet će vam srce.
tebi se molim, Gospodine. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima, la testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il tuo cuore, il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Gospodina, io živjećeva srce. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. Tražite u Bogi Gospodina i oživjet će vam srce. Jer Bog... preziosi dell'oro di molto oro fino, più dolce del miele di un favo stillante. Prebivat će u njemu oni što ljube ime Božije. Tražite u Bogi Gospodina i oživjet će vam srce. Čitanje dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Cristo Gesù è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in Lui furono create tutte le cose nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili, troni, dominazioni, principati e potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in Lui sussistono. Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. Egli è principio, primogenito di quelli che risorgono dai morti, perché sia Lui ad avere il primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti in Lui tutta la pienezza e che per mezzo di Lui e in vista di Lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra sia quelle che stanno nei cieli. Parola di Dio. Alleluia, alleluia. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita, tu hai parole di vita eterna. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi?» Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene, fa questo e vivrai». Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?» Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto. Lo percorsero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levita,
Giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino, poi lo caricò sulla cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: «Abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno». Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va e anche tu fa così». Parola del Signore. Draga braccio e sestre, cari fratelli e sorelle, forse l'abbiamo sperimentato già, che qualcuno davanti agli altri ci ha posto una domanda. E ci siamo trovati in imbarazzo e abbiamo cercato di difendersi. Così è successo quando questo dottore della legge davanti agli altri ha chiesto Gesù. Non ha posto questa domanda in un modo comune, ma per metterlo alla prova. In quale senso per metterlo alla prova? Per prenderlo nella parola, e dice a Gesù: «Maestro», quindi tu sei maestro. La gente ti comprende come maestro, anche per me sei maestro, ma vediamo la tua conoscenza. To nije pravi učitelj. Takav čovjek ne... Un tale uomo non sarebbe un vero professore, un vero maestro, perché potrebbe sempre prendere nella parola l'alunno. Se lo vuole, lo può fare sempre. Il vero maestro fa come fa Gesù, ma Gesù pone a questo dottore della legge la domanda, ma non per metterlo alla prova, ma vuole dargli la possibilità di mostrare la sua conoscenza. Gesù sa che lui è dottore della legge e gli dà questa possibilità. Gesù lo domanda: che cosa sta scritto nella legge? Questi rispose, dice: hai risposto bene. Gesù riconosce davanti a tutti, lo rialza, lo valorizza, non vuole umiliarlo, ma gli dice: ottimo. E gli dice: fa questo e vivrai. Dopo queste parole, il dottore della legge dovrebbe dire: va bene, io ho mostrato la mia conoscenza davanti agli altri, Gesù me l'ha riconosciuto, ottimo. Ma no, adesso succede qualcosa. Nel Vangelo sta scritto: volendo giustificarsi, lui pone a Gesù un'altra domanda: e chi è il mio prossimo? Perché vuole giustificarsi questo dottore della legge? Chi l'ha attaccato? Gesù non l'ha attaccato, quindi non dovrebbe giustificarsi. Ma lui ha sentito che la sua risposta non è in conformità con la sua vita. Gesù gli ha detto: hai detto bene, fa questo e vivrà, e vivrai. E questo ha capito che lui aveva la conoscenza ma non la viveva, si sentiva richiamato. Ecco perché pone una nuova domanda e Gesù riprese, quindi non lo rifiuta ma riprende il dialogo e gli offre una storia, un uomo, quindi qualsiasi uomo, non importa.
Quando si tratta dell'altro, del prossimo, non importa chi è, non importa chi è di quale nazione è, quale religione, colore di pelle, non importa. Alcuno, un uomo, cade nelle mani dei briganti, non importa adesso se chi è brigante, dal mio popolo, dall'altro popolo, non importa chi sono questi briganti, quindi cade nelle mani dei briganti che gli portarono via tutto, lo percorsero a sangue e se ne andarono lasciandolo mezzo morto. E a fianco a questo uomo passa un sacerdote e un levita e poi un samaritano. E Gesù dice, il sacerdote lo vide e passò oltre. Poi un levita vide e passò oltre. Un samaritano lo vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino e lo aiutò. Ecco, fratelli e sorelle, Un professore disse, era anche sacerdote, mi dava sempre fastidio e mi lamentavo quando mi interrompevano nella mia opera, in ciò che io facevo. Mi dava fastidio quando mi interrompevano nel mio lavoro, ma poi pian piano capivo che queste interruzioni erano la mia opera più grande. Proprio queste interruzioni, in queste interruzioni succedeva qualcosa di molto grande nella mia vita. Un'interruzione è avvenuta nella mia vita e vi racconto questo. Ho quasi agito come questo sacerdote e come questo levita. Era nel 2017 quando il nostro arcivescovo Henry Koser è venuto a Medjugorje, quindi c'era l'impegno su organizzazione perché tutto vada bene e questo mi ha guidato, questo impegno di organizzare tutto, questa idea, questo impegno. Mi ha portato lontano da un uomo, potevo passare oltre a un uomo come questo sacerdote e levita del Vangelo, cioè quando accompagnavo l'arcivescovo verso casa nostra, il mio tentativo era di non farlo disturbare da nessuno, perché tutti volevano avvicinare l'arcivescovo e quindi da una casa all'altra qui canonica io lo accompagnavo perché non nessuno lo disturbasse, però lì c'era un uomo che mi aspettava, mi guardava. Alcune volte mi ha ripetuto, mi deve aiutare, e io gli dicevo, lasciami adesso, io ho qualcosa di importante, vedi qui l'arcivescovo Oser, ho da fare. E quell'uomo continuava, mi deve confessare mia moglie, non toccarmi adesso, io dicevo, il Papa ha mandato l'arcivescovo Oser, trovo un altro sacerdote, ma lui dice, ma noi siamo venuti da lontano, mia moglie è ammalata di cancro, lei vuol confessarsi. E in quel momento io mi sveglio, io ho reagito forte, gli ho detto lasciami, non posso adesso. E in quel momento io mi sono svegliato e ho detto, perdonami, scusami, va bene. Poi ho confessato sua moglie. Potevo fare omissione, omettere. Loro sono venuti da lontano, hanno viaggiato tutta la notte. Sono venuti a Medjugorje. La donna si è confessata. Quello stesso giorno sono ritornati in Slavonia, molto lontano, e io ho reagito così. E alla fine della confessione la donna mi disse, io adesso sono in pace. Sul suo volto c'era pace e gioia.
Alcune settimane fa mi hanno diagnosticato il cancro. Io ho detto ai miei familiari, prima dell'operazione, fatemi un favore, ho desiderio di andare a Medjugorje e confessarmi. Adesso mi sono confessata e io sono in pace. Adesso andiamo sulla collina dell'apparizione, preghiamo davanti alla statua della Madonna, ritorniamo a Messa e ritorniamo subito in Slavonia. Ma io che cosa potevo omettere? Omettere una tale esperienza di una tale donna, della sua fede. Potevo perdere l'esperienza della sua gioia, la sua felicità che lei si è confessata e lei in pace può andare a fare intervento. Lei è nella pace completa. Che fede! Cari fratelli e sorelle, un'interruzione ha dato a me una grande grazia e questa interruzione è avvenuta e io nella mia testa avevo deve essere così, così e così. Forse questo sacerdote, questo levita del Vangelo avevano altri impegni, altri obiettivi. Sì, vedono questo povero, sì, però lasciami, adesso devo andare e omette la grazia. Forse in lui si è posta la domanda: che cosa succederà a me se io lo aiuto? Chi lo sa? La paura per sé. In ogni caso rimango, come ero io, nella mia testa. La paura per me, che cosa succederà a me? E poi passavano sia sacerdote sia levita. Il samaritano pone un'altra domanda: che cosa potrebbe succedere a lui se io non lo aiuto? Lui è rivolto verso quella persona, lui vede questa persona, esce fuori da se stesso, si ferma. Ferma il suo cammino. Fratelli e sorelle, nella nostra vita ce ne sono, senz'altro ci sono queste interruzioni nella nostra vita. Le interruzioni sono diverse. Andiamo al mare. Se vado a far ferie deve esserci il sole e se piove una catastrofe. Se accetto questa situazione, la pioggia, una situazione inaspettata, può essere una grande grazia. E così in tutto, così con la croce. La croce cancella i nostri progetti, le nostre aspettative, i nostri desideri. Se accettiamo ciò che è inaspettato in noi, è la pena. Saremo infelici perché i nostri progetti non sono quelli che... I nostri progetti sono diversi dalla realtà. Così anche quando incontriamo l'uomo nel bisogno, nella tribolazione, interrompe il mio cammino, ma se mi fermo, forse riceverò molta più grazia. Padre Slavko Barbaric diceva che ogni giorno pregava una preghiera, cioè: Signore, donami la luce per comprendere a chi veramente oggi ha bisogno di me. Da lui venivano tante persone, da lui andavano tante persone, lui non incontrava le persone che ponevano le domande insignificanti e poi c'erano le persone nel vero bisogno e lui pregava: Signore, donami la luce per comprendere chi oggi veramente ha bisogno di me, per non andare via, per ascoltare, per sentire. Anche noi, fratelli e sorelle, preghiamo per questo dono, per questo amore, per questo sentimento, per questa compassione.
affinché anche noi non facessimo come sacerdote Levita passando oltre, ma aver compassione e riconoscere la grazia di quel momento. Amen. Adesso con le parole e col cuore professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Al Signore è pieno d'amore e di misericordia, diciamo le nostre preghiere, chiedendo di donarci il dono d'amore e del rispetto reciproco. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore, fa che tutti i pastori della Chiesa e tutti i suoi membri vivano secondo il comandamento d'amore, preghiamo. Rivela a tutti gli uomini il tuo amore paterno, preghiamo. Proteggi tutti noi dalla freddezza nei confronti dei fratelli e sorelle, preghiamo. Rafforza i sacerdoti novelli nel servizio al tuo popolo, preghiamo. Manda l'aiuto e la protezione a tutti coloro che necessitano l'attenzione umana, preghiamo. Incoraggia e sostieni coloro che si sono consacrati alle opere di misericordia, preghiamo. Premia i defunti per l'amore che hanno mostrato agli altri, preghiamo. Dio misericordioso, nel tuo Figlio Gesù Cristo sei venuto da noi come buon samaritano per essere salvatore di tutti. Aiuta a noi, uomini deboli, di mostrare nella vita il tuo amore. Questo ti preghiamo per Cristo nostro Signore. Amen. Святий наш Бог, Святий наш Бог.
svete. Hosanna tebi, Isuse Kriste, oslici žrtve presvete. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda, Signore, i doni della Tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Nella sua misericordia per noi peccatori, Egli si è degnato di nascere dalla Vergine, morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna e con la sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza, unito agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'ino della tua lode. Pjesmu tvoje slave pjevamo bez prestanka. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis. Vere sanctus est Domine, fons omnis sanctitatis. Hec ergo dona quesumus, spiritus tui rore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi. Qui cum passioni voluntarie traderetur, accepit panem et gratias agens fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo posquam cenatum est, accipiens et calicem, iterum gratias agens dedit discipulis suis dicens. Accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemoratione. Mysterium fidei taina verem. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio,
Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Ratko e Vescovo che tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Col cuore aperto, fratelli e sorelle, col cuore aperto al Padre misericordioso, preghiamo con le parole di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. La pace sia con tutti voi. Magnus ei clitalis peccata mundi miserere nobis, agnos Dei, qui tollis peccata modi, miserere nobis, agnos Dei, qui tollis peccata modi, dona nobis pace. Evo jaganca Božja. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, e io sarò salvato.
Adesso segue la Santa Comunione. Uscite sui corridoi larghi, non stretti, ma sui corridoi larghi e giratevi gli uni di fronte agli altri. Voi che siete vicino alla Chiesa, avvicinatevi alle parti laterali della Chiesa, mentre invece voi che siete nella Chiesa, rimanete lì, i sacerdoti verranno a distribuire la comunione anche nella Chiesa. Con la traduzione continuiamo dopo la Santa Comunione. Gospodina u svako doba, njegova će mi hvala biti svakdana usima. Nek se Gospodinom duša moja hvali, nek čuju ponizni, nek se raduju. Sa mnom Gospodina, uzvisujmo ime njegovo zajedno. Tražio sam Gospodina i on me usliša, izbavi me od straha svakoga. Srđbu Boga dobroto, Gospodin je dobar svima, milosrdan svim dijelima svojim.
tabo, misericordias Domini in eternum cantabo. Smite ietite moje vam tijelo toje, uzmite i pite, evo vam krvi moje. Gospodin je pastir moj, ni u čem ja ne oskudjevam. Na poljanama zelenim on mi daje odmora. Palica tvoja utjeha su meni. Uzmite i jedite, moje vam tijelo toje. Uzmite i pite, moje.
Pomolimo se. Preghiamo. Signore, che ci hai nutriti alla tua mensa, fa che per la comunione a questi santi misteri si affermi sempre più nella nostra vita l'opera della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Dopo la messa continuiamo con la preghiera del rosario. Continuiamo con sette Pater Ave Gloria, benedizione degli oggetti, la preghiera di guarigione e la terza parte del rosario. Il Signore sia con voi. Per intercessione della nostra Madre Celeste, Regina della Pace, ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Preghiamo inginocchiati. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Odpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Mario, milosti puna Gospodine. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i... Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Sada i vas da i u vijeke vjekova. Amen. Oče naš koji jesi... Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Mario, milost... Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Amen. Oče naš koji jesi... Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Mario, milosti puna. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i... Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Amen. Oče naš koji jesi na nebu... Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Mario, milosti puna Gospodine. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. I vas da i u vijeke vjekova. Amen. Oče naš koji jesi... Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo, così in terra. Kako i mi otpuštamo dužnicima našim i ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Zdravo Mario, milosti puna Gospodine. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i... Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Oče naš koji jesi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Zdravo Mario, milosti puna. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Slava Otcu. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Oče naš koji jesi na nebesima sve. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Zdravo Mario, milosti. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Amen. Kraljice mira. Regina della pace, prega per noi. Bogu hvala. Srete se pečine, Marija javi, Izraelske visine, svak je pozdravi.